Buongiorno, sono il professor Ferracuti, insegnante di scienze presso il Liceo Classico e delle Scienze Umane Annibalcaro di Fermo. Diciamo che sto presentando la nuova sperimentazione Pitagora, che consiste rispetto a quella già che si è affermata da diversi anni con notevole successo presso l'utenza. L'incremento anche della parte relativa alle scienze delle ore di lezione. In particolare vengono aumentate le ore di scienze al biennio solamente, mentre il Pitagora precedente prevedeva solo l'aumento delle ore di matematica per tutti e 5 gli anni. Quindi si tratta dell'aumento di un'ora di scienze nei primi 2 anni del liceo classico indirizzo Pitagora. Questo incremento sfrutta proprio già l'essenza stessa del Pitagora, cioè il fatto che un potenziamento dell'asse scientifico per quanto riguarda la sola parte matematica si completa con un naturale incremento anche dell'asse delle scienze che comprendono le altre discipline, quali chimica, biologia, scienze della terra. Quindi questa è una motivazione di carattere didattico, di completamento della disciplina per fornire agli studenti un quadro più completo di quello che è l'asse scientifico, rispetto non solo al classico tradizionale, ma anche a questo indirizzo Pitagora nelle quali ci si era già messo le mani e quindi si è sentita l'esigenza di completarlo ulteriormente, anche per l'effetto, diciamo, che questo produce nei nostri studenti, in particolare nella previsione di chi ha già in animo di frequentare le facoltà scientifiche alla fine degli studi liceali, di avere, diciamo, una preparazione un po' più robusta su tutto l'asse scientifico, che gli consenta di frequentare studi universitari con un certo profitto già dall'inizio e ancora prima dell'inizio, per esempio, ad avere una maggiore facilità nell'affrontare i test di ammissione come nelle facoltà mediche o di carattere sanitario, ma in generale di tutte le facoltà scientifiche che ora vanno sotto il nome di STEM, quindi favorire anche anche per gli studenti del liceo classico, questo approdo alle facoltà scientifiche con un indirizzo rivolto a chi ha già maturato quest'idea, naturalmente lasciando comunque la possibilità agli studenti di fare poi liberamente le proprie scelte, però diciamo un'opportunità in più per i nostri studenti di frequentare con profitto anche questo tipo di proseguo degli studi già con una buona preparazione di base. Vi ringrazio per l'attenzione e ci risentiamo magari alle sessioni di presentazione dei corsi dell'orientamento. Buongiorno.